Mi presento, sono il conte Francesco di Toppo, ultimo discendente della famiglia di Toppo. Fui nominato regio ispettore degli scavi e monumenti per la città di Udine e membro della commissione per la sezione archeologica. Il 13 maggio del 1866 partecipai all'inaugurazione del Museo Friulano. Mi alzai prima delle 8, feci colazione, mi feci fare la barba, poi sono andato a messa all'ospitale. Alle 11:30 a Palazzo Bartolini per l'apertura del museo. In quell'occasione il podestà disse alcune parole analoghe alla circostanza. Pirona, presidente dell'Accademia, rispose illustrando l'importanza del Museo Friulano. Gli studiosi vi troveranno pascolo di erudizione e cultura. I visitatori potranno concepire un'idea migliore della civiltà in Friuli. Quel che vedete ora in questo museo io lo donai nel 1883. Era il frutto delle mie ricerche. Erano trascorsi ormai molti anni da che mio padre, praticando nei suoi terreni di Aquileia alcuni lavori agricoli, rinvenne lapidi romane, dei sarcofagi, dei bassi rilievi che volle portare adornamento della sua casa di villeggiatura in Buttrio. Egli, ormai vecchio e infermericcio, non poté continuare gli scavi ed io, se non poteva sobbarcarmi a difficili studi archeologici, poteva smuovere almeno quella classica terra e pescare quegli oggetti che potessero illustrare la storia del nostro Friuli. Iniziai le mie ricerche in un possesso che tengo chiamato Colombara, il nome che i romani davano al luogo dove i ricchi seppellivano i loro avanzi. Cominciai a trovare lapidi sepolcrali, urne di pietra, sarcofagi e dolle in terracotta in gran numero. In quelle che non avevano coperto nulla potei trovare, ma in quelle suggellate potei fare buona pesca. Raccolsi oggetti d'ambra di più sorta e molti, una copiosa serie di vetri dalla capacità dagli 8 litri a quella di poche gocce d'acqua, dadi, quantità di lucerne in terra, una sola in bronzo, ma questa di forma elegante, un vasello d'avorio, pezzetti di collana, parte d'oro, parte d'agata, parte d'ambra, parecchi spilloni, uno in oro, amuleti in bronzo ed in cristallo, monete in bronzo, chiavi in ferro e in bronzo, piccole campane di bronzo, un'asta di stadera, un 20 corniole, molti pezzi d'agata e degli oggetti in diaspro e cristallo di monte il cui uso sembra ignoto. È una semplice e breve narrazione di quanto fatto, solo animato dal caldo desiderio di mettere alla luce di quanta civiltà potesse andare superba fin dai tempi remoti la nostra provincia. Li lascio a voi, possano contribuire al profitto della patria cultura, nelle scienze e nelle arti.